Alfonso Signorini parla degli anni al Grande Fratello con Ilary Blasi e rivela come sono andate davvero le cose. Un passaggio di testimone inaspettato, giunto dopo anni di conduzioni sempre e solo al femminile. Daria Bignardi, Barbara D'Urso, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. Poi è stato il turno di Alfonso Signorini, che ritroveremo presto al timone di una nuova edizione del reality più longevo d'Italia. Per anni però è stato comunque presente, ma nelle vesti di opinionista. La sua dialettica, il vocabolario forbito e la capacità di argomentare hanno fatto sì che fosse spesso lui in prima persona a innescare delle dinamiche molto accese e animate. Stessa cosa riesce a fare anche nelle vesti di conduttore, spesso fungendo da entrambe le cose, ma questa è un'altra storia. L'allontanamento di Ilary Blasi dal reality e la separazione dei due ha alimentato il chiacchiericcio, c'è stato oppure c'è dell'astio. Hanno contribuito anche i fatti di gossip relativi al divorzio Totti Blasi e alle notizie riportate da Signorini stesso, che è direttore di un settimanale tra i più famosi e influenti in questo senso. Come sono andate le cose? Alfonso Signorini su Ilary Blasi. Come sono andate le cose al Grande Fratello? A TV Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha rilasciato un'intervista che anticipa l'inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Ci saranno delle novità, in primis Beatrice Luzzi nelle vesti di opinionista al fianco di Cesare Buonamici e Rebecca Staffelli, grandi conferme dopo l'anno precedente. Al padrone di casa hanno chiesto come accolse la notizia del passaggio di testimone e il fatto che da quel momento in poi, sarebbe stato lui il conduttore di una delle trasmissioni di punta in casa Mediaset. In realtà Signorini racconta che dopo anni da opinionista, la sua volontà era quella di uscire di scena. Pier Silvio Berlusconi poi, editore dell'azienda, lo prese in contropiede proponendo la conduzione, non ha potuto rifiutare. Si sapeva che Ilary Blasi non avrebbe continuato, con lei però mi ero trovato molto bene negli anni successivi e volevo mollare anche io siccome se ne sarebbe andata. Signorini spegne i dubbi circa una presunta lite o faida tra di loro dietro le quinte del reality. Addirittura ammette che avrebbe seguito la conduttrice andando via. Probabilmente con una possibile erede, non avrebbe avuto la stessa sintonia e complicità alla guida del programma. Con le sue parole lascia anche intendere che ha scelto la Blasi di rinunciare al programma da quel momento in poi, non è stata certo fatta fuori. Dalle parole del giornalista e conduttore è chiaro che non c'è niente contro Ilary Blasi, almeno da parte sua dopo tutte le voci che si sono susseguite nei mesi successivi al suo abbandono del Grande Fratello. Quanti vorrebbero vederli ancora insieme in TV? Per adesso non se ne parla ancora,